Sono qui con Laura Crugnola, biologa nutrizionista e già fitness model per aziende di attrezzatura sportiva. E volevo chiedere a Laura, tu con me hai fatto un percorso che è quello di tirocinante e come studio, diciamo, abbiamo fatto anche una sperimentazione per quanto riguarda il dimagrimento localizzato. E tu hai affrontato la problematica del dimagrimento localizzato a livello dell'addome. Potresti accennare che risultato abbiamo ottenuto con questo studio sperimentale? Certo, allora, innanzitutto noi abbiamo iniziato questo progetto insieme in un momento che non ci ha aiutato perché comunque c'è stato anche il Covid Esatto. e quindi questo ha portato un pochino di difficoltà, soprattutto nella possibilità di seguire correttamente alimentazione ma anche allenamento, proprio perché ci sono state anche le chiusure delle palestre. Nonostante questo, per fortuna, molte persone sono riuscite a invece seguire correttamente il regime alimentare, il tipo di allenamento che gli era stato consigliato. Noi abbiamo creato due gruppi differenti, ai quali era stata appunto data un'alimentazione secondo le linee guida del soggetto iperlipogenetico, quindi non devo spiegarvelo, comunque è un tipo di alimentazione che era caratterizzata quindi da questa quota anche maggiore di carboidrati alla sera, proprio per anche portare questo soggetto che tendenzialmente è un soggetto stressato col cortisolo alto a gestire meglio l'alimentazione, a riposare meglio, a anche diciamo ottenere quel dimagrimento, quindi localizzato a livello addominale, che come ben sappiamo è strettamente, fortemente correlato anche a un innalzamento del cortisolo, perché noi abbiamo il recettore del cortisolo anche a livello addominale. A questo ovviamente è stato associato un tipo di allenamento e abbiamo differenziato in realtà anche il tipo di allenamento, semplicemente poi un circuito di addominali alla fine dell'allenamento. Nell'altro caso invece l'allenamento si distingueva proprio perché gli esercizi per gli addominali erano inseriti durante appunto i vari intervallati appunto agli esercizi in palestra. Questo perché in particolar modo erano inseriti all'interno di un circuito cardio che veniva messo poi all'inizio e alla fine. Questo perché? Perché volevamo vedere se effettivamente andare a lavorare sugli addominali inserendo prima un pochino di esercizi appunto cardio, prima e dopo, potessimo effettivamente favorire l'utilizzo di quei grassi per, diciamo, a scopo E così è energetico. E stato, così è abbiamo stato. avuto quindi la Quindi conferma. chiudendo, sì, è così è stato perché in realtà quelli che sono riusciti effettivamente a seguire correttamente sia l'alimentazione che l'allenamento hanno in essi appunto si è visto proprio un dimagrimento localizzato a livello addominale, che ricordiamo non essere semplicemente un dimagrimento cioè non vogliamo dire con dimagrimento localizzato si dimagrisce No, solo lì, certo. perché è un po' questo il messaggio, cioè tutti dicono ah, il dimagrimento localizzato non esiste. Innanzitutto bisogna avere pazienza, bisogna fare le cose fatte bene e le persone che fanno le cose fatte bene sono poche. E in secondo luogo nessuno dice che il dimagrimento localizzato significa dimagrire solo nella pancia, significa andare a lavorare tramite alimentazione, allenamento, integrazione e anche uno stile di vita per far sì che si riesca a dimagrire di più in quella zona rispetto Che a normalmente è una zona invece resistente in quelle assolutamente, proprio perché persone. sono i recettori che Tra l'altro, proprio. tu avevi fatto parte anche dello studio, in realtà, come Esatto, come ginoide, soggetto, perché io ho tutte le storture del come ginoide. ginoide, e avevi ottenuto dei grandissimi Assolutamente risultati sì, in quel proprio perché senso lì. nelle gambe in Tu avevi realtà. fatto anche da cavia. Ah sì. Allora, poi dopo, ovviamente, dopo il tirocinio, è cominciato il tuo percorso come libera professionista nell'ambito nutrizionale, quindi hai cominciato ad avere i tuoi pazienti, all'inizio anche presso il mio studio, Assolutamente sì. eccetera. Poi a un certo punto è successo che tu sei esplosa come influencer. Ma com'è successa questa cosa? Me la puoi spiegare? Allora, in realtà mi piace anche dire che sono esplosa sui social portando il mio lavoro, perché è banale, ma soprattutto rispondendo a quelle che sono le domande effettivamente più comuni che tutte le persone si pongono, cioè le cose più basilari. Molto spesso noi pensiamo a creare il contenuto perfetto, come anche i tuoi video dove cerchi di spiegare cose in maniera approfondita, scientifiche, però veramente le persone
non sanno le basi. E quindi è tramite video, semplicemente, che io facevo in studio, video tramite i quali mi riprendevo e in realtà il paziente non veniva ripreso, era consapevole che ci fosse appunto il telefono, però appunto il paziente faceva la domanda del tipo: ma quanta acqua bisogna bere? Oppure ma quanto bisogna muoversi durante il giorno? E io rispondevo. Questi video poi pubblicati sui social sono diventati virali, prima su TikTok, poi su Instagram, ha fatto anche milioni di visualizzazioni, e perché proprio rispondevano a delle esigenze comuni. E questo ti ha portato addirittura al fatto di essere al Rimini Wellness la Nutrition Ambassador, quindi sì. Una cosa... Per me... E com'è stata questa esperienza? Per me è stata un'esperienza incredibile, perché essere partita dal nulla, essere partita da una passione che, sottolineo, è nata grazie a te. Ma non lo dico perché sei qui, per me è un onore essere qui con te, ma sei sempre stato il mio maestro, e la passione stessa per il bodybuilding, in realtà, perché sono nata in palestra, è nata da te, leggendo i tuoi libri, vedendo i tuoi libri. Devo anche dire che tu hai subito capito l'importanza, a parte il fatto di essere forte sui social, di aumentare la tua competenza professionale, tanto è vero che hai preso anche la certificazione in medicina funzionale e lifestyle medicine, e adesso stai facendo il percorso con l'International Longevity Science Association, che è una scuola di medicina anti-aging. Assolutamente sì. Che ti permette quindi di approcciare ai tuoi pazienti in maniera più olistica, più globale. Assolutamente sì, quindi, c'è sempre bisogno. E io ti raccomando, continua in questo tuo percorso di crescita professionale, perché a volte, sai, avere successo nei social può, soprattutto una giovane come te, inebriare un attimino, e invece mantieni saldi piedi a terra e cerca di... Assolutamente, è una cosa che mi dico da sempre, cioè mi manca il tempo da dedicare a me stessa e alla lettura, alla cultura, ok? Perché in questo ambito si deve crescere, ma ci si deve sempre aggiornare. E quindi adesso ho cercato e sto cercando chiaramente di portare avanti anche questo discorso, grazie appunto anche alla certificazione medicina anti-aging, e per chiaramente portare anche informazioni di livello superiore a chi mi ascolta e non solo le cose base. In questo tuo obiettivo di portare conoscenza e di fare divulgazione, come fai appunto tramite i social, hai anche scritto un libro, un ebook, no? Sì, esatto. Che guida l'alimentazione consapevole. Esatto. Ma in questo libro quindi cosa dici, cosa insegni? In questo ebook parlo proprio della base, cioè di cosa significa seguire un'alimentazione equilibrata, ma soprattutto un'alimentazione consapevole, perché purtroppo quello che manca oggi, lo dici anche sempre nei tuoi video, è in realtà che manca la consapevolezza, ma di noi stessi. Quindi oggi le persone hanno smesso di ascoltarsi, non sanno quello che effettivamente provano, non sanno neanche quello che hanno nel piatto, non c'è mai tempo, mangiano veloce, e quindi la persona deve fare un passetto indietro e capire che quello che si mette nel piatto è importantissimo, perché è un messaggio per il nostro organismo. E tramite appunto questo ebook ho cercato di dare a tutte le persone che mi seguono, non potendo fisicamente diciamo esserci per tutti, dare una base tramite la quale questi potessero anche dire ok. Ha avuto successo questo libro? Molto. Benissimo. Molto, sono molto contenta. Perfetto, allora ne aspettiamo un altro. Sì, giusto? In realtà c'è già. Ah, allora qual è quest'altro? Quest'altro? In realtà io lo so già, però lo voglio far dire a te. Va bene, okay. Anzi, me l'hai già mandato. Esatto, quindi, esatto. Questo, il nuovo ebook che è uscito proprio di recente, parla del sempre alimentazione consapevole e fame emotiva. Ho voluto unire questi due termini, cibo ed emozioni, perché certo, sono fortemente correlati, sono stati... È un tema che comunque mi tocca, come nutrizionista, ha toccato la me del passato, avendo anche sofferti disturbi del comportamento alimentare, ma ne sono uscita, mi sono salvata da sola, quindi come dico sempre ho fatto della mia ossessione la mia più grande passione, e quindi è quello che ho voluto portare poi dentro anche il nuovo ebook, proprio per motivare le persone a capirsi, a volersi più bene e a fare quel passetto in più per essere poi dei mangiatori consapevoli, come dico io. Perfetto. Ciao Laura. Grazie, è un piacere essere qui. Ciao.